Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Hyrule Warriors, l'era della calamità. Ragazzi, come state vedendo, siamo davanti alla missione per ottenere la spada suprema all'interno del bosco Korogu. Siamo insieme a Zelda e siamo insieme anche a Gaston, un musicista del bosco che abbiamo visto nello scorso episodio e che dobbiamo aiutare in questo. Per iniziare, come al solito, in descrizione trovate il link alla playlist, i miei social, il link per comprare il gioco, tutte le cose utili. E vi voglio fare una bella domanda del giorno molto più leggera oggi. Qual è la vostra arma leggendaria o comunque più conosciuta all'interno di questo gioco che vi piace tanto? Potete usare le armi dei campioni, potete usare la spada suprema, potete usare l'arco di Zelda che usiamo alla fine di Breath of the Wild. Insomma, fatemi sapere un po' quali sono le vostre armi preferite in generale, fra le più forti. Ma perché no? Fatemi sapere in generale la vostra arma preferita in generale di questo titolo. Quante volte ho detto in generale? Troppe. Ma vabbè, detto questo, aiutiamoli ad arrivare verso il nostro carissimo obiettivo. Potete passare di qua, vediamo un po' cosa ci suggerisce. Ah, ma vedi che è forte? Un passaggio! Non l'avremmo mai notato senza le tue indicazioni. Concordo, non l'avremmo mai notato, neanche per sbaglio, confermo. Andiamoci a prendere questa spada suprema. Ce la meritiamo. Oh, oh. Chi compaiono? No, i mostri, qualcuno mi aiuti! Gaston, con tutto il casino che fai, è il minimo che compaiano tutti sti mostri. Il minimo, ti dico io. Vediamo un po' se siamo forti. Ma non sono neanche esageratamente forti. Dai, ci sta. Dobbiamo proteggere Gaston. Ok. Ma guarda un po'. È parecchio resistente questo Stal Groblin. Ok. Ovviamente lo dico a 0 secondi prima di demolirlo senza mezze misure. Beh, tutto a posto? Potete passare anche da qui, ma attenti non ci sono altri passaggi. Tranquillo, tranquillo, ci pensiamo noi carissimo. Occhio che esplode, ok. Purtroppo mette le fiamme, oh no. Ma queste teste vaganti, cosa ci fate qua? La calamità Ganon le sta proprio prendendo e controllando, eh. Percepisco una corrente maligna, spero di sbagliarmi. No, tranquillo, non ti sbagli. È che purtroppo quando è bloccato non si può fare l'attacco punto debole, se no potremmo risparmiare infinito tempo nel massacrarli. Ok, è qua. Abbiamo fatto. Ma cosa abbiamo droppato? Oh, uno scrigno. Vai verso il bosco dei Korogu. Certo, andiamo assolutamente. Dove... cosa succede qua? Oh no, non me lo dire. Sì, me lo sta dicendo. Cosa? Questa è una cosa brutta. Stal Hinox. Ciao. Vabbè, vabbè. Non mi posso muovere che mi fa subito danno. Ragazzi, picchiate come se non ci fosse un domani, per favore, ne abbiamo bisogno. Facciamo subito il punto debole se riesco. Anche se dubito. Aspetta. Colpiamo l'occhio, eccolo lì. Danni a palate? Danni a palate, sembrerebbe proprio di sì, però non mi fa vedere la vita grande. Sta cosa mi disturba parecchio. Non riesco proprio a prenderlo, Sì, devo attaccarlo dopo in questo caso. Ouch! Vabbè, credo sia arrivato il momento di questo. Le bacchette sono sempre utilissime. Ah, quanti ne fa? Ah, 3, ok. Classico 3. Altro attacco punto debole e forse... che io? Sì. No, non ancora. Sì, ok, sì. Non capivo, era lì fermo. Cosa mi droppa? Roba di Hinox, ovviamente. Dai, è stato molto più semplice del previsto. Che bella la musica del bosco. Bella la musica del bosco. Se riusciamo a passare oltre saremo nel bosco dei Korogu. Sì, siamo nel bosco dei Korogu.
Oh no. Eccoci, questo è l'ingresso. Ma i cattivi hanno lasciato quella poltiglia malmosa e non si passa. La calamità. Ok, ci sia il clan Yiga dietro tutto questo? Sì. È pieno di mostri in giro. Forse possiamo capirci qualcosa se andiamo lì a vedere? Sì, quello è sicuro. Porca vacca, quanto è grande. Oh, eliminato. Dannato Grublin elettrico. Che mi fai tutto sto danno a caso. Niente forziere? No, drop generici. Allora, penso che qua si possa proseguire tranquillamente. Senza inghippi. Sì, si può. Aia, 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 lasciatemi in pace. Prendiamo full vita, va. Va un posto? No, cos'è? Ma cosa? Sembrano delle illusioni. Ma sono dei cloni. Quella è tipo Urbosa? Sconfiggi gli spettri. Ok. Quindi li chiamiamo spettri? Va bene. Ok. Penso che sarà molto easy. Sì, sarà abbastanza easy secondo me. Ed ecco qua uno che se ne va. Che succede qua? La poltiglia melmosa sta scomparendo. Continuiamo così. Sconfiggiamo anche gli altri. Quindi dobbiamo colpire i cloni di Melma. E la palude. Il rancore lì sparirà. Stupidi insolenti, come osate distruggere le mie creazioni? Tutti quanti unitevi. Appare la truppa del Grublin glaciale. Ok. Carissimo Revali. Che clone c'è qua? Mi fa. Che brutta che sei però fatta così, proprio... L'ora in guardia. Non mi ha ancora notato? Ok, sì, mi ha notato. Ouch! Fermi tutti. Troppo tardi, mi sa. Va bene, approfitto per fare un po' di danni extra, dai. Il problema è che qua faccio pochi danni davvero. Ok. Però sono veramente poche le due barriere che toglie. Contrattacco. Non so neanche io come ho fatto però. Boom. E questo è giù. Cioè in realtà ce n'è solo uno che è circondato dalla palude, mi sa. La vittoria è mia. Me ne occuperò io. Ok, Revali. È tempo di massacrarti. Sarebbe stato bello affrontarti con Revali, però non si può avere tutto. Ok, eccolo qua. Un po' di danno glielo faccio, però poca roba. Fermoli. Dove scappi? Hopla. Facciamo anche una bella finisher. La foto con le bombe, giusto? Sì. Mamma mia, che danni. Che botte sbagliate. Appare la truppa del Grublin elettrico. Ok. Ora con chi dobbiamo prendercela? Usiamo castanne. Vediamo com'è da usare. Raduna Kurogu per un attacco congiunto. Puoi farli apparire premendo ZR. Ma cosa?
No, vabbè, bellissimo. Aspetta, proviamolo. No, 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 ne voglio mille, ne voglio mille. Cioè, praticamente lui ci poteva indicare la strada della Master Sword da subito in Breath of the Wild, ma non l'ha voluto fare. Va bene, grazie. La strada lì era veramente difficile, soprattutto perché... Aia, il bosco era stradifficile. Che clone appare qua? Ovviamente Daruk, è l'ultimo. Eccolo lì. Mamma mia, lui è proprio cattivissimo. Impregnato di cattiveria proprio. Ecco. No, l'ho missato clamorosamente. Sono in fase di Kurogu. Ma esplodono tipo su di lui? Sì, esplodono su di lui. Bellissimo. Ma è rottissimo. È rottissimo. È troppo forte. Perché fa così tanti danni? Lo voglio fisso in squadra. Guarisce definitivamente. Nice. Non c'è più traccia della palude di rancore. Di qua. La via per il bosco di Kurogu è libera. Andiamo, Link. Quindi devo andare con Link. Riteniamo occupati noi i nostri. I mostri. Brigatevi. Noi i nostri. Ok. Non significa nulla. Aspetta, ma è finito? Cutscene. Che succede? Schermonerò all'improvviso? Sì, è presente una cutscene. Qui c'è la cutscene della Master Sword. Ma che... Mamma mia. Sono diventato fortissimo. Finalmente abbiamo la spada suprema. Cioè, ma fa un botto di... Ci ho messo mezz'ora prima. Ma la musica? Ne vogliamo parlare? Sì, ovviamente qua siamo overpowered di proposito. Ora manca soltanto lo scudo Hylia. Ecco, attacco punto debole. Manca soltanto il tizio con i punti di domanda sopra. Ma chi è? Perché sta controllando gli Yiga?
Quindi si chiama Astor ed è un seguace della calamità Ganon. Cosa vuol dire? Cioè, guarda quanto poco danno gli fa la spada suprema. Non oso immaginare senza come saremmo stati messi. Cos'è? Chi è? No, è semplicemente un check per allontanarti. Ok, allora. Ah, una boss fight proprio. Nope. Questo l'ho sentito. Ok. Attacco punto debole. Mi tengo l'effetto shaker per dopo. Gli strumenti shaker me li tengo per dopo, volentierissimi. Ma un po' di doppiaggio qui? Non so, mentre ci combattiamo, chi mi dice le cose? Sarebbe stato bello. Non so perché non mi ha preso i tasti a sto giro. Ehi, vabbè, un altro po' no, eh. Aia, che male. Va bene, è arrivato il momento di un attacco leggermente speciale. Sì, lui non posso praticamente picchiarlo. Ah no, sì, ha finito le energie. Avessi tenuto per dopo il potere lì, probabilmente l'avrei. Oh, contrattacco. Punto debole. È finita? No, non ancora. Ha ancora parecchia vita, a dire la verità. No, no. Ah. No. Aiuto, 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 aiuto. No. Però Lopez e basta. Facciamo così, allora. È arrivato il momento di tirargli una sberla elettrica. Così gli annullo anche l'attacco. No, no, non stavolta. Non è l'ultimo, ma quasi. Ne manca ancora uno di punto debole. Nope, 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 nope. Ah, ancora. Questi però sono semplici da mandare che io. Un po' mi dispiace però, perché sono tricanti i nostri campioni. Manca ancora questo? Chi è? Urbosa? Non riesco a vederlo. Sì, è Urbosa. Era Urbosa. Asterisco di brutto, era. Daruk, mi spiace tanto, ma... Ovviamente la spada che esorcizza il male fa un ottimo lavoro. La prossima è Mifa. Dov'è? Ah, è qua. E anche questa è andata. Blocchiamolo, che così dura di più la cosa. Auch, auch, no, 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 scappa, 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 scappa. Ok. Cioè, non è ok manco per sbaglio, però. Manca pochissimo. E ha un altro punto debole. No, non stavolta. Che bello sarei su uno scudo. E chiudiamola con un altro punto debole. Saliamo pure di livello. Cos'è? Arco da soldato e basta? Astor scappa. Vittoria. Sì, ma dove scappa sto qua? Oh, dove stai andando? Oh! Abbiamo messo un quarto d'ora, è lunghissima questa missione. Una lancia specificatamente progettata per essere scagliata a trafiggere i bersagli. Ok, grazie, grazie anche di questo. Ah, che bello questo, diamante e seme Kurogu. Una piccola noce ricevuta da un Kurogu. Ok, la descrizione è identica. Cappuccio Hylia, tunica Hylia e pantaloni Hylia.
Questi me li metto istantaneamente. Uovo, uovo bollito. Grazie di questo gentile dono, amico. Non saprei cosa farmene di questo uovo bollito, però grazie. Penso lo utilizzeremo, ci faremo qualcosa. Non lo so. Grande albero Deku. Non è niente. La spada che hai in mano è la chiave per sconfiggere la calamità, per esorcizzare il male. Ragazzo, tu sei stato scelto dalla spada e hai ottenuto il potere di annientare la calamità. Sacerdotessa reale di Iru, non devi avere fretta. Un giorno si aprirà la strada per te. Sì. Chiedo venia, ma adesso, se permettete, ho bisogno di riposare un poco. Siete pronti a superare qualsiasi ostacolo che il destino vi presenterà? Un nuovo futuro attende il regno di Irune. Eccoci qua di nuovo. Molto, molto bella. Abbiamo sbloccato Kaston, musicista del bosco Korogu. Qua abbiamo svariate lotte minori. Abbiamo sbloccato un botto di roba qua intorno. Botto di allenamenti, ovviamente. E vabbè, sta diventando un albero di Natale sta mappa. Ovviamente io sto proseguendo perché voglio sapere la storia, però... livello consigliato 23. Noi siamo al 20, non è un problema. È sempre bello essere un po' sottolivellati, a dire la verità. Oh, finalmente abbiamo il capitolo 3. Ah, quindi questo era capitolo 3. Liberare il bosco dei Korogu. Ok. Ok. Però... visto che ci siamo, è arrivato il momento di cambiare. Ah, ma possiamo cambiare proprio team. Cioè, volendo potrei mettere anche gli altri. Nice. E possiamo... ah, ecco perché era così forte Kaston, perché è il 23. Leggermente rotto. Ok, io direi che cambiamo assolutamente equipaggiamento. Ne mettiamo tutta la roba. Cappuccio, tunica e pantaloni. Molto, molto meglio. Ma guarda che in realtà lo scudo Hylia ce l'abbiamo già, eh. Perché? Aspetta. Quando me l'hanno messo? Non me ne sono reso conto che avessimo già questo scudo. Forse in alcune cutscene avevamo altro? Non lo so. No, vabbè, le maracas. Livello 1 che fanno 11. Vabbè, sicuramente dropperemo anche altro. Ragazzi, possiamo concludere qua questo episodio. Molto molto bellino, sono contento di aver preso la spada suprema. Comunque, grazie della visione, ci vediamo ovviamente più tardi con tanti nuovi episodi. Ci vediamo anche in live, perché sto giocando ovviamente anche in live. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace, tutte le cose solite, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Alla prossima!